trovati come sempre qui nel mio salotto dedicato questa volta, pensate, al teatro, una passione che è anche la mia. E quindi è con grande emozione che oggi vi presento la compagnia amatoriale, ma io non amo dire amatoriale, amo dire una compagnia che porta avanti il teatro di base, la compagnia Teatramando. Ho qui una parte, una in rappresentanza, perché spesso è formata da tanti altri attori, ve la presentiamo tra poco. E io comincerei, vi presento solamente Marina, che è qui vicino a me, Marina Carnevale, che è una degli attori, e poi subito dopo abbiamo il regista di questa compagnia, manca egli attore, abbiamo Stefano Iaconis. Buonasera, innanzitutto grazie a tutti di essere qua. Oggi il mare è un po' in tempesta, quindi sentirete in sottofondo dopo, ma noi preferiamo non isolare questo rumore perché rende ancora più bella questo nostro incontro. Allora, io inizierei subito dal nostro regista perché deve un po' dirci la storia di questa compagnia, come è nata, da quanto tempo esiste, e un po' le sue caratteristiche. Prego, Stefano. Allora, innanzitutto grazie dottoressa Nesta per l'opportunità che ci dà di essere qui e dare voce alla nostra compagnia. Noi siamo una compagnia amatoriale, il nostro nome è Teatramando. Nasciamo nel 2014 da una costola di una vecchia compagnia che era quella di mio padre, che si esibiva soprattutto nella zona Flegrea, ed era una compagnia che si occupava principalmente di rappresentare Edoardo, perché in famiglia ci sono delle passioni dalle quali non si prescinde, e lui, come grande appassionato Edoardo, privilegiava il grande maestro. Nel momento in cui lui ha lasciato, diciamo, il timone a me, io ho cercato di portare avanti un progetto che sin da bambino mi vedeva molto coinvolto, perché laddove a Napoli molti sono stati iniziati dal teatro grazie a Edoardo, io sono uno dei pochi che ha cominciato con Scarpetta e segnatamente con Totò, che è stato, a mio giudizio, il più grande rappresentante, il più grande Felice. Se ci fosse stato il teatro nel suo periodo, nella sua epoca, sarebbe sicuramente stato uno dei rappresentanti maggiori dal punto di vista della maschera. E abbiamo iniziato con questo progetto che prevede la messa in scena di commedie assolutamente inedite, sia di Edoardo Scarpetta sia del figlio Vincenzo, perché noi siamo stati per un periodo di tempo in contatto con la famiglia Scarpetta, nella persona della signora Marilina Cozzi, la quale ci ha dato qualche copione inedito, e noi abbiamo iniziato questo percorso che, devo dire, laddove oggi il teatro, soprattutto napoletano, che è un retaggio culturale antico e che ci appartiene per diritto, si presenta alquanto svestito di quelle che sono le nostre tradizioni, noi cerchiamo di, in maniera molto modesta e molto umile, cerchiamo di portare avanti questo percorso fatto di costumi, fatto di scenografie, fatto di qualcosa che richiami in vita la Napoli dell'Ottocento, fine Ottocento, inizio Novecento, la Napoli della Villa Comunale, delle carrozzelle, dei quadrettini, dei gagà, del Gambrinus. È qualcosa che, insomma, diciamo che ottiene un discreto successo. Naturalmente le capacità attoriali sono quelle che sono, perché noi siamo comunque amatoriali, e cerchiamo di sopperire con questa capacità, anche attraverso, insomma, costumi che sono particolari, perché abbiamo sia sartorie che scenografie che comunque si dedicano al nostro progetto, e il pubblico risponde in maniera abbastanza E siete soddisfacente. contenti? Molto, anche se siamo stati 2 anni fermi, un anno e mezzo. Il nostro ultimo spettacolo risale al gennaio del 2017, perché sia io che Marina, che è un po' il mio braccio destro, perché ha cominciato con me 10 anni fa, siamo insieme da 10 anni e lo facciamo insieme. La compagnia è totalmente nuova, precedentemente c'erano tutt'altri attori, insomma, li abbiamo persi per strada, conosce benissimo i percorsi. Diciamo che l'ultimo gennaio del 2017 abbiamo fatto una Camarella nuova dietro la Scarpetta, e quest'anno cerchiamo di fare una nuova commedia del figlio Vincenzo, che si chiama Due gocce d'acqua, e che Dio ci dia una mano. Bene, però volevo sapere, perché tu adesso ci presenti tu tutti gli Sì, altri, molto perché volentieri. problemi di microfono, ecco, ma il teatro è stata un'occasione per conoscervi, oppure già vi conoscevate e poi tu te li siete dati in barca? Allora, il teatro, lei è la mia compagna, Tiziana Postiglione, che si occupa di Deus Ex Machina, insomma, è quella che si occupa di tutto ciò che è il contorno, ne parlerà dopo con lei segnatamente. Io ho conosciuto lei perché abbiamo cominciato io e lei, non c'era nessuno, anche di quelli che mancano non c'era assolutamente nessuno. Abbiamo cominciato con una commedia di Edoardo abbastanza famosa, che è Bene mio, cuore mio, e io l'ho conosciuta perché lei era l'attrice principale e io facevo una piccola parte, facevo Filuccio, penso che lei conosce la commedia. Lei è partita subito con botto, perché, insomma, da lì si è lanciata. Io facevo questa piccola cosa caratterizzata che, insomma, diciamo, mi piaceva molto, però non era proprio il mio genere, perché Edoardo mi piace molto da leggere, da rappresentare no, anche perché è molto rappresentato e c'è molta conoscenza dal punto di vista del DVD. Noi facciamo delle cose assolutamente inedite e le creiamo noi. Altrimenti facilmente si cade Sì, nell'equivoco nell'imitazione. Senti, dell'imitazione. Stefano, allora ci presenti un po' Sì. tu. Allora, gli altri, perché
perché hanno loro i microfoni. Da Marina va bene, Marina sì. Carnevale. Sì, poi... Sofia Loren, Marina Carnevale, non sto scherzando. E anche di Pozzoli, no. È bella. Sì, quindi Marina Carnevale, che è anche sì. La titolare del bellissimo titolare luogo che ci ospita. Paola Pellegrino, una nostra caratterista comica. Valeria Smedile, che è una, diciamo, deputata della cosa, perché è deputata assoluta in quanto teatralizza quelle che sono delle visite guidate in rovine, e quindi diciamo che fa questa cosa in maniera anche professionale. Tiziana Postiglione, che è colei che cura tutto, Salvatore Galdiero, attore caratterista, e Elena De Santo, che è la moglie di Salvatore. Loro due sono con noi da pochissimo tempo. Bene, e allora io comincerei. Paola, cominciamo da Paola? Sì. Paola, che è, in genere tu fai parti comiche, mi sì, dicevi prima a telecamere sì, spente, sì, sì, sì. Ecco, sono una che esatto, non è un ruolo facile, io dico sempre, no. È più facile emozionare che strappare la risata non scontata, ecco, sì. Nei momenti in cui tu ti accorgi che si è creata questo smossi fra te e il pubblico, che li hai presi, questo ti dà la carica per sì, continuare, sì, hai capito sì, che sì. Hai toccato il tasto giusto, sì, che mi succede? Mi galvanizza moltissimo e quindi riesco a portare avanti il personaggio con molta semplicità ed anche con facilità, perché più vedo che il pubblico risponde alle mie battute con risate, con applausi, eccetera, naturalmente mi rende tutto più semplice, più facile. Sì. E tu da quanto tempo sei con loro? Saranno 7 anni. Il motivo per cui ti sei avvicinato a questa esperienza? A me è sempre piaciuto il teatro, poi per il lavoro, la famiglia, i figli, purtroppo non l'ho potuto mai portare avanti questo mio hobby. Nel momento in cui sono andata in pensione mi sono dedicata a quest'hobby con molta contentezza, perché il teatro uno ce l'ha nel sangue, non c'è niente da fare. È vero. È un'emozione troppo forte, anche nel rivedersi, a volte quando rivediamo i nostri DVD, è una sensazione troppo bella. Ci emozioniamo. Ti emozionate. Lei ha una capacità assoluta, è l'unica della compagnia che non conosce emozione. Assolutamente non la conosce, quindi infatti quando siamo dietro le quinte mi chiedono: ma sei agitata, sei nervosa? No, non ho mai capito come faccio a fare questa cosa. Non lo so. Ha un effetto rilassante, allora, sì, totalmente rilassata, cioè, totalmente. Mi diverto troppo, e il regista quindi... chiaramente si preoccupa un po', cioè, ma questo sì. Lo vedo un po' troppo. Ma io sono anche molto invidioso di questa cosa, perché infatti, insomma sì, sì. E allora dopo di te abbiamo Valeria, se non sbaglio nell'ordine. Valeria, nella presentazione del regista abbiamo saputo che tu fai un lavoro molto impegnativo, molto seria, fai la guida turistica, lo vuoi ripetere? Sì, io faccio la guida turistica e partecipo proprio per lavoro ad alcune visite teatralizzate. A un certo punto ho detto: ma perché io devo stare sempre da quest'altro lato? Io faccio parlare le pietre, quindi faccio da interprete, no? Di tutto quello che mi circonda, di bello che abbiamo qua, e allora ho pensato: perché non farlo anche io? Poiché è una tradizione familiare lunghissima in questo, perché appunto mia madre recitava nella compagnia del papà di Stefano. E poi comunque in famiglia ci dedichiamo sempre a forme d'arte, io canto anche in un coro polifonico, insomma abbiamo un po' questa cosa. Nel DNA c'è questa linea. Nel DNA, nella tutta la tradizione familiare, allora ho pensato: ma perché prima di morire non la già fa pure? Senti, così. Ma ho capito bene, nella presentazione sei la sua compagna? No, no. È lei. No, che è lei, no, 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 ho sbagliato per carità. Però io e Valeria ci conosciamo da... Per carità, allora sei il regista severo, sei severo. No, ma io e lei ci conosciamo da più di 30 anni, credo. Sì, quindi, più diciamo, o meno, diciamo, sì. Ci siamo rincontrati. Tra 25 e 30, penso. 5:30. Sì. E allora, ma dopo magari ci conosciamo meglio, passiamo ancora questo microfono perché dobbiamo fare così, e abbiamo finalmente, abbiamo detto, buonasera. La tua compagna, sì. Ma è stato il teatro Galeotto? No, 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 è stato Scipione l'Africano, perché noi ci conosciamo da quando Scipione prese Cartagine, a Zama perse, io la conobbi, lei stava su un elefante, lo guidava, io stavo giù, ero un legionario, sollevai lo scudo, si riflette su questo nasino, e io dissi: quasi quasi. Allora ti hanno definito il Deus Ex Machina, perché esatto. Chiaramente sei con lei, che lo sanno, lo capiscono tutti, che dietro le quinte è quella che prepara tutto, si preoccupa, ha tanta tensione, certo, non emozione, infatti, tensione affinché tutto vada bene e sia il giusto risultato di tanti sacrifici. Di tanti sacrifici, ecco, perché di tanto penso impegno. Tutto il tempo, perché in genere dietro uno spettacolo anche quanti mesi possono esserci? Ma intorno ai 4-5 mesi per quello che prepariamo noi, perché comunque è un lavoro laborioso, perché come ha detto Stefano non andiamo a rimettere in scena qualcosa già di fatto, ma qualcosa che è nella mente, nella fantasia di Stefano, e quindi di conseguenza c'è tutta la preparazione a livello proprio di regia. Per quello che riguarda invece i rapporti con le maestranze e con tutto quello che è il dietro le quinte, io mi occupo di quello. Quindi portare avanti quello che sono tutti gli oneri con tutte le maestranze, come appunto
già detto. Lei è anche la creatrice delle nostre locandine, scusami, crea le nostre locandine, comunque quando lei è anche la creatrice dei costumi, fa i disegni dei costumi. Ha riunito insomma un gruppo che in un gruppo si sa, come qualsiasi famiglia ci sono liti e ci sono amori, quindi tenere insieme tutti quanti. Vabbè, lei è l'unica figlia d'arte reale, oltre me, nel senso che io mia madre è una pianista, ma lei c'ha il papà che è un scenografo. Vedi, abbiamo una autentico, in comune quindi. Anche perché mia madre è una pianista che non c'è più. Allora, ragazzi, sentite il mare, lo sentite il mare, diciamo a chi ci ascolta da casa, non è che ci sono problemi di audio, questo mare è bellissimo. È beethoveniano questo mare. Bene, è bello. E alla fine abbiamo qui Salvatore ed Elena, dico bene, che sono una coppia, nella vita sono marito e moglie, ma nella scena avete mai fatto ruoli di coppia? No, penso di no. Qui, proprio questa è la prossima futura commedia che dovremmo fare, siamo marito e moglie. Senti, Salvatore, tu in genere che ruoli fai? Comici o caratterista, caratterista sì, anche tu e sei così poi lo chiedo a tua moglie questo perché in genere chi è allegro sulla scena uno si aspetta che lo sia, diciamo che dicono sempre il contrario di quello che uno magari è, tu dici io però anticipo già, ecco, facciamo una serata tipo, no, avete le prove, Stefano vi aspetta, sì. Si arrabbia se non siete puntuali, certo. Dovete uscire, secondo te chi deve sistemare, che avete quattro figli più un cane mi pare. L'eroina penso sia. Guardi, dottoressa, giusto per fugare ogni dubbio, arrivano prima loro e prova che io. Veramente? È onesto questo ritmo. No, nel senso che lui e loro spaccano il secondo, è rara questa allora, cosa. Allora diciamo un po', prima di uscire Salvatore cosa fa? Prende le chiavi, ma lei che fa? Diciamo dopo gli passiamo il microfono. La situazione a casa, però comunque le do una mano. Le dai una mano? Però il ragazzo è grande, ormai non è che... Senti, allora adesso passiamo a Elena, vediamo se conferma. Certo, assolutamente. Elena, la verità. Non ci sente nessuno. Non ci sente nessuno. No, la verità, quando scherzo, si deve dare una mano, certamente tutti sono in gioco, anche i ragazzi, perché poi i miei figli sono grandi, sono la più piccola, ha 12 anni, quindi... diciamo sono tutti grandini, no? Possono anche organizzarsi un po' con loro. Ma voi da quanti anni lo fate il teatro? Saranno per quanto mi riguarda io meno di lui perché saranno 2-3 anni. Quindi i ragazzi già erano un po' grandini, insomma. Sì, poi c'è anche un altro mio figlio che recita anche lui, quindi già sa un po' come funziona la cosa e quindi anche lui partecipa all'organizzazione. Però sì, è un po' un macello perché una mamma con quattro figli lasciare un po' tutto alle 8:30 di sera e tornare a mezzanotte, insomma, un po'. Pensi che di loro qualcuno vorrà seguire le vostre orme oppure no? Uno c'è, penso che rimarrà solo quello, perché gli altri insomma si dedicano ad altro. A tutt'altro. Dopo ritorno un po' a tutti voi. Adesso Marina, Dulcis in fundo Marina, che dicevi da 10 anni addirittura, sì. Ma perché hai conosciuto Stefano e ti ha trascinato. Com'è nato questa voglia di fare teatro? Di la verità. È nato, tutto è nato grazie al papà di Stefano, Ugo Iaconis, che cercava personaggi per questa commedia che voleva mettere in scena e tramite delle amicizie sono arrivata a lui e con lui ho conosciuto poi Stefano e così è nata la mia passione per il teatro. Tu hai detto che voi fate in generale scarpetta, ti piacciono questi ruoli? Sì, moltissimo, i personaggi di Scarpetta sono personaggi che amo. Ho iniziato come ruolo di caratterista e poi ho indossato le vesti di capocomico. Il teatro scarpettiano è un teatro che si fa amare, è bello in tutte le sue sfaccettature e poi, come diceva prima Stefano, grazie ad Edoardo Scarpetta ci siamo approcciati con altri membri della famiglia Scarpetta e porteremo in scena il prossimo autunno Due gocce d'acqua di Vincenzo Scarpetta, figlio del grande Edoardo. Io una domanda alla quale brevemente tutti voi, magari partiamo da te per il microfono. Sta per iniziare lo spettacolo, il pubblico comincia a zittire, quel brusio che si sente all'improvviso si ferma, le luci si spengono, da dietro lei il defect, siamo pronti, fate i rituali, dicono merda. Sì, tre volte. E che cosa provate brevemente, a parte lei che ha detto che non si emoziona, cominciamo da te. No, diciamo che io anche sono abbastanza calma, tranquilla, però dentro c'è sempre... l'emozione, ogni commedia c'è un'emozione nuova
però si cerca di essere concentrati, perché... Che poi c'è il dopo, che è quello più bello, rilassamento. Certo, sì. Passiamo a Salvatore. La parola stessa dice merda, merda, merda. In quel momento ci vuole veramente un bagno, proprio perché ti senti proprio... Però io penso, guarda... Io personalmente mi sento proprio esanare l'ultimo respiro. Senti, è come la sedia del dentista, no? Una grande paura, bravo, poi ti siedi, cioè, ahimè, sono forse qua... Forse affronto meglio una situazione del genere che quando arriva un momento questo batticuore, sì, che anche batticuore. Un po' noi giornalisti, sai, quando facciamo le dirette, che poi sono quelle più belle, perché il pubblico a volte non lo vede, ma sono tanti i problemi, gli errori, magari non ti inquadrano e tu fai segno a uno di venire, però è la parte più emozionante, più delle parti registrate, penso. Diciamo io. Che io veramente, sono con loro sto da poco, però io già ho iniziato 6-7 anni fa, quindi non è mai cambiato questa mia emozione, nonostante gli anni, l'esperienza, comunque ti portai, sono proprio io caratterialmente così. Sei così. Che mi fa male. E allora passiamo a lei, che penso che è quella che raccoglie le tensioni di tutti, no? Sì, perché... Non è bello, perché alla fine sei quella che prova le emozioni un po' per tutti. Assolutamente sì. In ognuno di loro che stanno su quel palco ovviamente c'è una piccola parte di me. Quindi quando si apre ovviamente il sipario, vedo quando iniziano a muoversi e ognuno di loro inizia a dare le prime battute, per me là inizio a calmarmi. Ma fino a quando poi si richiude il sipario sul terzo atto, fino a quel momento la tensione è sempre grande, è sempre lì. E poi c'è quell'applauso del pubblico che vede i vostri volti illuminarsi. Che, certo, che ti ripaga di tutto l'impegno e di tutte le cose che hai fatto, le liti, si dimentica tutto, almeno in quel momento. Bene, ma poi c'è questa famosa pizza dopo? Assolutamente sì, anche per durante, anche prima. Ci sono sempre pizze. Sempre. Noi sempre le pizze. Noi mangiamo sempre pizze. E passo allora, Valeria, passiamo a lei ancora per le emozioni. Ma io per esempio nel corso degli anni ho cambiato reazione. All'inizio ero terrorizzata, mi veniva l'ansia, il batticuore, eccetera. Invece adesso la prendo con più filosofia, tanto ormai è fatta. Mamma morì qui. Esatto. Mamma morì, e io l'ho detto, prima di morire devo fare qualcosa di artistico, e quindi vado, basta. Poi quando è il momento, anzi forse in un certo senso sono forse anche quella che più... Ma tu sai che io tra i tanti progetti, ormai sono 34 anni che faccio televisione, oltre l'insegnamento, e avevo questo sogno di creare una trasmissione intitolata Dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché dei tantissimi personaggi che ho intervistato ho visto che ognuno di loro, come me, aveva questo risvolto che lo umanizzava. Pensate, a volte dei magistrati, dei primari chirurghi, avevano queste passioni che li rendevano proprio umani e che li rendevano forse anche più simpatici al pubblico. Poi non l'ho fatto per mancanza di fondi, il solito problema. Però è una cosa bellissima, io stessa mi invidio per questo lavoro che fate, e spesso ho fatto io la cantante, ve lo dico. Non è un lavoro, fondo. La cantante, abbiamo fatto le serate con dei medici per raccogliere fondi per volontariato. Così. Ma quella è la mia carriera bis. Pure quella bis. Se non funziona in un senso, vado nell'altro, ho dichiarato, lo scopo è dichiarato. Lei ha rapporti con Becchini, infatti dopo averla conosciuta metterò in scena una pis di Foscolo. E allora passiamo a lei adesso, vediamo un po' la sua emozione. Allora, io volevo chiarire, non è che non provo emozioni, le emozioni le provo, ma sono così forti, così di felicità. Io entro in un'altra dimensione, per cui quella paura... Diventi quel personaggio. Sì, la perdo. In quel momento io non sono più Paola, sono il personaggio che sto interpretando. Ma non peraltro, come dici tu, il teatro è una delle forme anche, diciamo, didattiche, educative, per far vincere i ragazzi, me lo insegnate, tanti problemi, anche di balbuzie addirittura, perché io sono anche insegnante di sostegno, spesso il ragazzino che sta recitando non è più il ragazzino timido, magari un po' bullizzato, ma è quel personaggio, e quindi avviene lì il cambiamento e la vittoria con se stesso. Perché si entra proprio in un'altra dimensione, nella dimensione del personaggio, per cui automaticamente le sensazioni personali spariscono in quel momento. Bene, sono d'accordo con te. Marina, grande imprenditrice che riesce a trovare il tempo, perché gestire questa realtà, che è una realtà ormai di successo, dove gli eventi che si susseguono sono tanti, non è facile poi trovare anche il tempo. Quindi l'emozione di Marina, sono strafelice. L'unico sentimento che
sprizzato da tutte le parti, perché sono contenta di stare lì, ma soprattutto con loro, di condividere questa passione immensa, grande, adrenalina a mille. Voglio solo che di apparire e di mangiarmi il pubblico. Ed è stata l'emozione di Marina, perché lei mi ha parlato, io conosco Marina da che era ragazzina, fidanzata con l'attuale marito, e lei mi parlava di questa esperienza con tanto entusiasmo e gioia, no? E che io ho detto, ma conosciamola questa compagnia, ne ho presentate tante e quindi siamo qua. E concludiamo. Grazie. Allora con il nostro regista, che deve dirci un po' i programmi futuri, se già ne avete già pronti in pentola per il nuovo anno teatrale. Sì, noi stiamo preparando, siamo partiti da poco, una commedia di Vincenzo Scarpetta che si chiamerà, cioè il titolo ce l'ha, poi bisogna vedere se, Due gocce d'acqua, e se mi permette giusto 3 minuti, certo. Noi di solito rappresentiamo Scarpetta, Edoardo, che è un mondo completamente difforme rispetto a quello di suo figlio Vincenzo, e per una questione temporale, in quanto Vincenzo scrive abbandonando quella che è l'arte paterna e quindi creando un proprio personaggio di Felice che però non ricalca le orme paterne, sì. E chiaramente 35 anni dopo, quindi viviamo una situazione temporale che è un salto assoluto, e siccome Vincenzo era molto vicino alla cultura francese, la commedia ricalca moltissimo le pochoirs francesi dell'Ottocento, in particolare Feydeau, ed è buffo pensare al fatto che mentre Scarpetta padre copia in maniera allegorica molte commedie di Feydeau e le ripropone in scena in chiave napoletana, Vincenzo invece ripercorre un'atmosfera assolutamente francese. Vincenzo ama molto il travestimento, che è qualcosa che insomma il sì. Teatro francese ha molto in sé come DNA. E quindi questa commedia, diciamo che è abbastanza pretenziosa dal punto di vista dell'attuazione, diciamo presenta una trama, una struttura di trama che è scarpettiana ma anche molto francese. Quindi di Scarpetta ci portiamo soltanto la nostra capacità di costruire le commedie attraverso quel mondo, ma in realtà la commedia che andiamo a fare è una novità assoluta anche per noi. Hai già stabilito i ruoli? Sì, i ruoli sono tutti sarete stabiliti. Questi presenti o ci sono anche ci sono anche amici? Due persone, una è mia sorella. Le vogliamo salutare perché sì, non ci sono. Una è mia sorella, Giulia Iaconis, che fa anche teatro con me da molti anni, e un altro è Antonio Vanorio, che è un caratterista e che insomma in qualche modo è molto conosciuto nel panorama delle compagnie amatoriali napoletane, perché fa teatro da 30 anni, quindi comunque purtroppo mancano per motivi lavorativi. Li Bene. Salutiamo. Ragazzi, io vi ringrazio, è stato, vedete, avete fatto rilassare anche me, ho dimenticato che stavamo realizzando questo incontro. Io vi faccio, no, gli auguri non si dicono, vero signor regista? Vi verremo a trovare con le nostre telecamere e faremo vedere quanto siete bravi. Grazie a Marina che ci ha dato questa opportunità, grazie a voi e alla prossima, davanti a questo mare agitatissimo.